audio. Si sente, si sente? Sì. Si sente? Riavvolgo il nastro e ritento. Allora, una grande parte di queste cascine sono proprio di proprietà del Comune di Milano, acquisite negli anni, alcune anche recentemente, spesso a scomputo degli oneri urbanistici. Altre cascine sono di proprietà privata, altre ancora sono di grossi enti territoriali o l'Ospedale Maggiore o altri grossi enti che spesso sono proprietari di questo che era in buona sostanza il patrimonio che permetteva agli enti di vivere, no, con questi terreni. Quindi il Comune di Milano è oggi proprietario di 60 cascine, cioè immobili a tipologia rurale. Di questi soltanto 11 ancora ospitano delle aziende agricole. Comunque pensate, 11 agricoltori che vivono in cascine oggi a Milano, nel comune stesso di Milano, e che coltivano dei campi, coltivano il riso, tengono del bestiame, sono comunque una sorpresa per molti milanesi. Le altre cascine sono oggi occupate spesso da associazioni o anche iniziative pubbliche, c'è anche un consiglio di zona che ha sede nella cascina Monastero, insomma ci sono diverse attività che non sono più legate strettamente all'attività agricola. Quindi 33 sono occupate da altre attività e una parte abbastanza significativa, ne abbiamo censite 16, sono oggi purtroppo vuote e abbandonate. Negli anni hanno perso ovviamente la loro funzione agricola e sono rimaste delle strutture che purtroppo è costoso anche sistemare, che quindi il comune per anni non ha potuto rimettere in buone condizioni. Diciamo, di questo progetto cascine poi vi parleranno più diffusamente i colleghi, vi voglio raccontarvi un pochino soltanto la storia, perché non da oggi ovviamente ci siamo accorti di questo patrimonio interessante e significativo, sia dal punto di vista storico, culturale, di ricordo di quella che era Milano un tempo, e quindi il comune ha fatto negli anni diversi passaggi per cercare di recuperare questo patrimonio. Ricorderete alcuni primi bandi, hanno permesso per esempio di ristrutturare la cascina Cuccagna, che forse conoscete, che sta in zona Porta Romana e che oggi sede di molte associazioni, di molte attività, anche col diretti a un punto vendita fisso, diciamo piccolino, alla cascina Cuccagna, e quindi è stata la possibilità per associazioni di riunirsi e di fornire alla città uno spazio per eventi e per... ci sono anche dei piccoli orti, piccole vendite, quindi anche un richiamo all'attività agricola preesistente. E per il comune la possibilità di affidare a dei privati in buona sostanza il recupero e la gestione di questo patrimonio, quindi si è cominciato fin da allora a realizzare una specie di collaborazione tra il pubblico e il privato che permettesse di recuperare questi immobili, e questa è la strada che un po' vogliamo continuare. Negli anni è stato fatto poi un altro bando che ha permesso di aggiudicare sempre a un gruppo di associazioni la cascina Molino San Gregorio, che nel Parco Lambro, e quindi anche questa sarà prossimamente poi ristrutturata e rivivrà con diverse attività che vanno dalla residenzialità leggera anche alla ristorazione e alle attività per i fruitori del Parco Lambro, per i cittadini che frequentano il Parco Lambro. Quindi diciamo ognuna di queste cascine, anche che sono rimaste inserite nel tessuto della città, ha delle sue specificità, alcune sono proprio delle cascine urbane inserite ormai nel territorio vicino ai palazzi residenziali, altre sono cascine che sono rimaste nei parchi urbani, quindi hanno prettamente una funzione, una vocazione, diciamo anche a fungere da appunto parco e da punto di informazione per i cittadini che frequentano i parchi. Vi parlerei rapidamente anche delle cascine agricole, anche su queste diciamo vorremmo, abbiamo dei progetti e
siamo seguiti attentamente dagli agricoltori del distretto agricolo milanese, che con l'occasione ringrazio, diciamo, anzi faccio una parentesi di ringraziamenti ai nostri preziosissimi collaboratori, che appunto da una parte sono gli agricoltori del distretto agricolo milanese, che è un consorzio che si è costituito 3 anni fa e che riunisce proprio gli agricoltori di Milano, e con loro stiamo cercando di vitalizzare queste cascine agricole che già sono vive per l'attività imprenditoriale dell'agricoltore, ma di renderle aperte anche ai cittadini, con dei piccoli punti vendita, con delle attività di agriturismo, con delle attività didattiche rivolte ai ragazzi, quindi anche questi potranno essere dei luoghi non soltanto legati alla produzione ma anche aperti alla città. Cogliamo l'occasione ovviamente per ringraziare il Comitato Cascine, ex Comitato Cascine, che ci ha seguito dall'inizio, oggi l'Associazione Cascine, appunto abbiamo il Presidente Zandrini, e loro, devo dire, con molta tenacia hanno seguito questo tema e ci hanno molto aiutati, sia stimolandoci a non abbandonare nella marea di cose che ci sono importanti da fare al Comune anche questo tema delle cascine, e ci hanno proprio attivamente aiutato anche facendo rete con tutte le associazioni che sono interessate a gestire e a recuperare queste cascine. Infine ovviamente ringrazio Coldiretti, che ci ha dato questa possibilità e che comunque è molto attiva nel promuovere il prodotto della terra, che poi, diciamo, è il risultato finale che intendiamo perseguire anche con le nostre cascine agricole, che i nostri agricoltori possano poi rivolgersi direttamente al pubblico per vendere i loro prodotti, e questo anche cercheremo di fare nelle cascine agricole. Passo avanti rapidamente. Un altro soggetto che ci ha molto aiutato, e quindi mi avvicino all'avviso pubblico che è stato pubblicato l'autunno dell'anno scorso fino a gennaio di quest'anno, è stato il Politecnico di Milano, che ci ha aiutato con un'analisi puntuale proprio sugli immobili delle cascine e sul loro contesto territoriale, che ci ha permesso di pubblicare delle schede, diciamo, esaustive per permettere poi ai partecipanti all'avviso pubblico di rendersi conto della consistenza di questo patrimonio. Non mi addentro nelle modalità, diciamo, di concessione di questi beni, che sono state nel tempo diverse, adesso saranno probabilmente ancora diverse. Il Comune si sta orientando verso un diritto di superficie di questi beni, perché penso che vi annoierei sinceramente, però diciamo anche su questo tema della modalità giuridica di assegnazione nel tempo si sono sviluppate, diciamo, diverse modalità, e si è cercato di avvicinarsi sempre di più a quelle che sono le aspettative e anche le possibilità poi concrete economiche delle associazioni e degli enti che potranno gestire questo patrimonio. Non so a che punto siamo delle slide. Sì, ecco, diciamo, avete forse visto prima la mappa di dove sono collocate tutte le 16 cascine oggetto dell'avviso pubblico, forse prima avete visto anche la mappa che collocava tutte le 60 cascine di proprietà del Comune di Milano. È evidente che la maggior parte sono collocate nell'area sud, sud-ovest e sud-sud-est, perché questi sono i luoghi ancora del Parco Sud e quindi dove maggiore era l'attività agricola. Vedete le schede delle singole cascine che sono state oggetto dell'avviso pubblico. Adesso non credo che sia il caso di addentrarsi nella descrizione puntuale, e invece forse è interessante diciamo cercare di capire quali sono le funzioni che auspichiamo si possano insediare in queste cascine, e che sono sicuramente delle funzioni rivolte al sociale, rivolte alla città, ma anche funzioni che in qualche maniera richiamino il passato agricolo di questi immobili, quindi legati all'agricoltura didattica, quindi legate all'alimentazione, quindi legate a delle piccole produzioni agricole che si possono fare anche in città. Ci sono per esempio degli agricoltori che si occupano
parlano di api, di apicoltura, e che, come dire, hanno bisogno di pochissimo spazio per mettere le arnie e che sarebbero ben felici anche di insediarsi nelle cascine. Ci sono delle attività di orticoltura che pur hanno bisogno di spazi limitati, ecco, quindi ci sono delle attività che non necessitano di grandi aree da gestire. E poi ci sono delle funzioni di residenzialità leggera che ancora richiamano quello che era una funzione comunque delle cascine, che erano i luoghi dove abitavano non soltanto gli agricoltori ma anche i braccianti, anche tutto il mondo di tutte le funzioni che venivano svolte. Sappiamo che erano dei piccoli mondi autosufficienti, dove anche delle attività artigianali venivano svolte, e quindi anche oggi, diciamo, vorremmo richiamare questi tipi di attività. E quindi queste sono le indicazioni che abbiamo dato nell'avviso pubblico a chi volesse gestire queste cascine. Riguardo a come abbiamo sviluppato questa procedura con l'avviso pubblico, adesso passo la parola a Enrico Murtula, che è parte dell'assessorato della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio. L'assessore De Cesaris penso che si scusi di non essere presente, ma è l'assessore non soltanto all'urbanistica ma anche di recente all'agricoltura, e quindi capite come si riunisce questo tema territoriale con quello agricolo in modo molto stretto. Quindi, diciamo, sicuramente saluta tutti, e purtroppo oggi non poteva essere presente, comunque ci parla Enrico di questo progetto. Grazie.